è atterrato intorno all'una di notte il C-130 dell'Aeronautica Militare, partito poco prima da Tripoli, con a bordo le salme di Salvatore Failla e Fausto Piano, i due tecnici della Bonatti, rapiti in Libia nel luglio scorso e uccisi in circostanze ancora tutte da chiarire. Ad attendere i corpi dei due italiani, il ministro degli esteri Maurizio Gentiloni e soprattutto le loro famiglie. Poco dopo lo sbarco dei due feritri, i familiari si sono avvicinati ai portelloni dei due carri funebri insieme ad un sacerdote. Poi un rito religioso durato circa mezz'ora. Tutto si è svolto nel silenzio più assoluto. Un dolore contenuto, quello delle mogli e dei figli di Failla e Piano. Nessuna voce, nessun grido, solo tanta commozione. Momenti di raccoglimento e di emozione che si accompagnano all'amarezza per una vicenda finita per loro nel peggiore dei modi. I dubbi sulla morte dei due italiani sono ancora tanti e nessuna versione tra quelle emerse in questi ultimi giorni riesce a convincere appieno. Uccisi in una sparatoria nella quale non erano loro l'obiettivo, freddati in una vera e propria esecuzione, oppure uccisi per sbaglio durante un blitz delle milizie libiche nel covo appena fuori Sabrata, dove erano detenuti. Forse nemmeno i risultati degli esami autoptici in corso al Policlinico Gemelli di Roma riusciranno a fare piena chiarezza, considerato che la prima autopsia, quella eseguita a Tripoli in Libia, ha ormai cancellato gran parte delle tracce e dei segni presenti sui loro corpi. Alcune verità, alcuni punti fermi li sta fornendo la vedova di Salvatore Failla e lo ha fatto anche ieri notte in una conferenza stampa. Negli 8 mesi del sequestro ha più volte ascoltato la voce del marito, sempre registrata e fatta sentire alla donna per telefono dai sequestratori. Io sono rimasto qua da solo, ho bisogno di cure mediche. Ti prego, parla con i telegiornali, parla con i giornali, ho bisogno d'aiuto, la Bonatti non può sapere niente. A parlare Salvatore Failla in una registrazione che risale al 13 ottobre scorso, l'ultima volta che la moglie ha ascoltato la sua voce. Uno dei carcerieri parlava la nostra lingua, ha detto inoltre la donna, ma Filippo Calcagno, uno dei due ostaggi liberati, smentisce in parte la sua ricostruzione. Nessuno dei sequestratori parlava italiano.